Lo so, è passato un po' di tempo dal mio ultimo video, vi avevo anche promesso dei video su Spaceman e la zona di interesse, soltanto che sono stato un po' impegnato, mi sono successe delle cose, ho dovuto sistemare delle cose, quindi per questo vi chiedo scusa, però ora che sono qui, diamoci da fare. La sala professori parla di questo insegnante che è al suo primo anno in questo nuovo istituto dove accadono dei furti e quando uno dei suoi studenti viene sospettato, lei inizia a indagare un po' di più e man mano che lei va avanti, le sue azioni hanno delle conseguenze non solo su di lei, ma anche su tutte le persone che le sono attorno. Partiamo subito dalla cosa che mi è piaciuta di più, ossia utilizzare la scuola come allegoria per parlare della società odierna. È una cosa geniale perché se ci pensi la scuola è come una piccola società, ci sono delle gerarchie sociali all'interno di una scuola. Abbiamo il preside, poi al di sotto del preside ci sono i docenti e infine abbiamo gli studenti, gli alunni. E vediamo anche come ogni azione ha una conseguenza, ogni azione ha un effetto su qualcuno, su qualcosa, su di noi, sugli altri. E questo lo vediamo soprattutto con questo insegnante che prova a fare la cosa giusta. Lei cerca sempre di fare la cosa giusta, di difendere i suoi alunni. E qui il regista ci dimostra come sia difficile vivere in una società, perché anche all'interno di una società ogni piccola azione può avere un grande effetto sul resto della società. Parliamo anche dell'insegnante, infatti per il 99,9% del film siamo con lei, tutto quello che vediamo lo vediamo attraverso i suoi occhi e devo dire che è veramente un personaggio carismatico che dimostra quanto sia difficile fare l'insegnante, perché non solo devi cercare di convincere e ottenere l'approvazione degli studenti, ma anche dei loro genitori, ma non solo, anche degli altri colleghi, dei docenti, cioè non è un lavoro facile, innanzitutto devi avere una pazienza assurda. Cioè, io mentre guardavo questo film pensavo solo ad una cosa, io questi bambini li avrei spaccati, li avrei proprio pestati a sangue. Questo per farvi capire che fare l'insegnante, cioè, non fa per me. Però rispetto a chi lo fa, perché non è un lavoro facile. Se solo più prof fossero come questa qua, veramente, la scuola sarebbe il paradiso. Anche se la scuola a me piaceva, cioè, a me manca andare a scuola. Sinceramente, rispetto all'università, la scuola è mille volte più bella. Però non parliamo di me, torniamo al film. Parliamo anche dell'aspetto di questo film, perché da un punto di vista fotografico è veramente bellissimo, proprio bello da vedere. Anche l'aspetto del film, l'1.33 su 1, cioè è stupendo, è veramente favoloso. Anche la musica è veramente fatta bene, cioè ti metteva ansia, la sentivi. Io ero lì seduto e sentivo il mio cuore battere, boom, 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 boom. Veramente mi è piaciuto un sacco e non vedo l'ora che esca online. Forse è già uscito, dovrei controllare, cioè perché è veramente stupenda. Cioè ti metteva proprio ansia. Credo che il miglior modo per descrivere questo film sia dire che è praticamente Whiplash, ma per i professori, per gli insegnanti, perché alla fine è quello. L'ansia che ti mette questo film è praticamente, oddio, forse non è uguale a Whiplash, però si avvicina molto, soprattutto con la musica. Anche i bambini in questo film sono stati bravi. Cioè, di solito quando si tratta di attori giovani non sono proprio il massimo, però in questo film veramente un ottimo lavoro. Soprattutto il bambino di nome Oscar, lui veramente da Oscar. No. Sul serio, c'è un'ottima performance da parte sua. Questo film sicuramente lo comprerò in Blu-ray appena esce. Infatti, non solo lo comprerò su Blu-ray, ma gli darò anche un bel 10. Sì, primo 10, primo 10. L'ho dato un po' a caso? Assolutamente no. Questo film se lo merita. Se non ti piace, non so cosa dirti. Cioè, questa è la mia opinione, ragazzi. Mi dispiace, purtroppo è così. Cioè, non ho trovato nessun difetto in questo film. Forse gli ultimi 15 minuti sono durati un po' troppo. Però alla fine, vabbè, fa niente. Tutti i film hanno dei difetti. Anche i film cosiddetti perfetti possono avere dei difetti. Però, per quello che mi ha fatto sentire il film, per quello che mi ha fatto provare il film, un bel 10 ci sta. Vabbè, per oggi è tutto, sapete già cosa fare, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima.